Ancora un po' e ci restava secco, non è vero? Vuoi fare un altro giro? Cominciavo a scappare. Tranquillo. Torniamo dopo a dargli un'altra ripassata. Va bene? Dai, forza. Tirati su. Tirati su. Andiamo, dai! Muovi! Segni d'oro, bello! L'ora del bagno mattutino, mi ricorda. Di questo passo non credo che resisterà molto a lungo. Forza, animo. Ancora qualche passo. Cosa dura, no? E si ricomincia. Sei pronto? Questa cosa serve a te. Rimettilo dentro. Posso continuare tutto il giorno. Andiamo. Consegnaci il tuo complice. È la giovane indiana, vero? Potrei dare una ripassata anche a lei. Comincia a piacermi, e a te? Sacco di merda.
Non prima di domani. Buonasera. Solita fortuna. Mani in alto! Va bene, amico. Non fiatare. Dentro. E chiudi. Perché non ne parliamo, eh? Sei tu, non è vero? Quel prigioniero di cui tutti parlano. C'è solo un modo per uscire da qui. Morti, e tu lo sai già. Ti pentirai di aver lasciato le catacombe. Tappati la bocca. Va bene. D'accordo, è il tuo funerale, non il mio. Muoviti. Occhi aperti. Il prigioniero è ovunque. Già uccisi due dei nostri. Visto che siamo qui. Sparate a... È armato! È armato! Abbiamo l'ordine di aprire il fuoco! Fermate! Oh, calma! Oh. Thank you.
Arrenditi subito, monsieur. Il prossimo colpo non sarà di avvertimento. Chiusa, Galahad! Arrenditi ora! Mani in alto, ora! Mani in alto! Sulle mani! Grey! Non farlo! Ho detto arrenditi! Mani sulla testa! Hai tradito il nostro ordine! Nessuno può sottrarsi alla pena! Dimenticate, Lord Cancelliere, che io sono già un uomo morto. Galahad! Galahad, rispondi. Galahad, mi senti? Qui è il comando. Ti ricevo, Percival. Ti fai una bella passeggiata al parco, eh? Niente come la brezza mattutina di Londra ti schiarisce le idee. Mi duole interrompere la tua meditazione, ma abbiamo la conferma di bersagli multipli a Grosvenor Square. I nostri ordini? Ricongiungiti alla sede delle Indie Unite con i Grey nella Fayette e neutralizza la minaccia. Riesci a vederla? È di fronte a me. Bene, valuta la situazione una volta là e procedi con cautela. E Nicola ti ha fornito delle armi? Sì, un SXM2 Falchion. Bene, la modalità secondaria del Falchion può servire. Possono anche essere dei pazzi, ma sono comunque dei civili. Consiglio l'uso di mezzi non letali. Ricevuto, ci raggiungerai? Ho una questioncina di cui occuparmi. Ci sentiamo dopo. Mi muovo subito. Passo e chiudo. Buongiorno. Sono inaffidabili. Sono in strada, arrivo. Ricevuto. Signore e signori,
Baghdad, Igraine, notizia di Lafayette. Negativo. Idem qui. Probabilmente è in giro dietro qualche sottana. Com'è? Beh, come suo solito. Capisco le perplessità, ma credimi, è un tipo affidabile. Come dici tu? Comunque non ho tempo di cercarlo. Sto assegnando gli ultimi agenti alle loro postazioni. Sente bene, signora? Signore, faccio un bel... Deve controllare la respirazione. Pare che abbia problemi a respirare. Sì, agente, un'ottima deduzione. Forse mi sembra un picchiettato. Galad, delimitate l'intero quartiere, ma senza dare nell'occhio. Come hai fatto ad arrivare così presto? Talento, tesoro. Devo ammetterlo. Hai il passo svelto per un uomo della tua età. Nessun cavaliere si risentirebbe per un vecchio da una donzella. Mio signore, questa donzella non si spingerebbe a tanto, non è così insensibile. Certo, Izzy. Come potresti? Chi sono gli obiettivi? Dei folli, fuori controllo. Percival lo ritiene un diversivo dei ribelli. Speriamo che tu non abbia perso la tua tempra. Ricorda chi ti ha addestrato. Era il migliore, da giovane. Era? Te la cavi ancora. Ma io sono più brava. Sì, signora. Grace, rispondi. Ricevuto, Percival. Diversi fuggiaschi avvistati all'ingresso est della stazione della metropolitana delle Indie Unite. Intercettali con prudenza. D'accordo. Forza, Gray. Muoviamoci. C'è di più, hanno convocato d'urgenza anche i cavalieri. Davvero? Così elegante, comunque non lo so. Quando siamo dentro non deve passare nessuno. Sicura non ti serve aiuto, cara? Intendi un vero uomo che prenda in mano la situazione? Esatto. Fuori dai piedi e restaci! Sia mai che qualcuno ti sparasse per sbaglio. Problemi? I soliti mercenari dal grilletto facile. La Compagnia delle Indie Unite ha una predilezione per i fanatici. L'ultima cosa che vogliamo sono degli esaltati che seminano altro caos. Ho detto loro di restarne fuori. Al riparo! Andiamo! Al lavoro, forza! Vaffanculo! Non mi prenderai mai! Diavolo, tutti! Ricaricare! Via libera! Muoviti! Via di qui, trovate delle armi! Voi due, portate qui il culo, mi serve una mano! Forza! Vai! Andiamo, bastardi maledetti! Tutti!
tutti e un due. Un fucile sarebbe più appropriato. Porco diavolo! Arrivano altri fuggiaschi dal vicolo. Alcuni sono diretti all'atrio. Diavolo! Guarda, obiettivo a terra! La strada è libera. Ce ne sono altri nel cortile. Fuggitivo a terra! In cima alle scale! Nemico a terra! Fuggitivo neutralizzato. Ehi, indietro! Diavolo! Dovrebbero essercene altri nell'atrio. Andiamo. Han bloccato la porta. Sento altri rumori all'interno. Presto! Dentro ci sono altri folli. Lizzie! Stai bene? Diamine! Oddio! Li massacrano! Pronta? Liberiamoci di questa feccia. Fumogeni. D'accordo. Fumogeno! Bene. Andiamo. Devo ricaricare. Obiettivo a terra!
Nemico a terra! Ce n'erano altri di sopra. Dobbiamo trovare il modo di salire. Ci sono! Ripuliamo il secondo piano. Tutto di tuo gradimento sinora? Più o meno. La solita mattina londinese. Concordo. Ma spero fosse solo l'inizio. Prima le signore. Fai piano. Pensi che dovremmo fare secco qualche riccone? Eh? Non dire altro. Fuggitivo a terra! Da dove sbuca? Andiamo! Inseguiamoli! Basta! Aspetta! Ce n'è uno qui! La stanza è libera! Caricando! Diavolo! Non ho la visuale libera! Fuggitivo neutralizzato! Voi due! Signore? Di sotto. Dei civili hanno bisogno di aiuto. Signor sì. Signore, il generale Lafayette è di là. Ma scherziamo? C'è una donna in questa città che non cercherebbe di sedurre. Ora è un problema tuo. Cerca di non restare indietro. Lafayette! Ah, monsieur, questa dama richiede le mie attenzioni. Marchese, le tue attenzioni sono richieste altrove. Le assicuro, mademoiselle, che se declino il suo invito è solo per attenermi al voto di lealtà. Oh, Marchese, non può andarsene ora. Sfortunatamente, milady, il dovere mi reclama altrove. Donna affascinante, vero? Non ci ho fatto caso.
Perché non sei francese. Sei il francese più americano che abbia mai conosciuto. Io amo la libertà, mon ami. Un cavaliere deve dominare le passioni. Senza passione, monsieur, non si può combattere. Non combattiamo contro uomini, marchese. Uomini? Mezzo sangue? Fa differenza? Vive la liberté! Percival. Strano. Andiamo. Finalmente. Marchese, tu e Lady Grain andate da lì. Io entro da questo ingresso e mi occupo degli altri fuggiaschi. Oui, monsieur. Signore. Comando aereo a tutti i cavalieri in prossimità di Mayfair. La polizia cittadina ha delimitato un perimetro intorno alle zone coinvolte. Le sentinelle proseguono con le ronde dall'alto. Se qualcuno ha visto i pazienti evasi, vi allerteremo all'istante. Ricevuto! Nella sala generatore. Lafayette e io abbiamo deciso di dividerci. Oui, Marcel. Non ho ancora incontrato resistenza.
Sapevo che avrei fatto meglio di te. Ricorda, la gioventù vince sempre. Attenzione, uno dei fuggitivi è un mezzo sangue. Facciamo anche più di uno. Mademoiselle, sei vicina alla sua posizione? La via è bloccata e ci vorrà un po' per raggiungerlo. Monsieur! Che è successo? Li ho uccisi quasi tutti. L'ultimo è scappato. I Grain, mi serve il tuo folgore. Io continuo a seguirlo da sopra, voi due. Tagliategli la strada da lì. D'accordo. Tutto bene? Sì. Percival, abbiamo neutralizzato la minaccia. Bene. Sono riuscito a catturare uno dei mezzo sangue. Ci ritroviamo su Regent Street. Ricevuto. Andiamo. Facciamo di lui! A Westminster, nelle catacombe. Ci occuperemo di lui più tardi. Ah, Sir Percival. Immaginavo che l'ordine dei cavalieri di Sua Maestà fosse coinvolto in questo. Sospettiamo una possibile incursione ribelle, commissario. Elementare, in realtà.
Al riguardo, questo potrebbe rivelarsi di interesse. Whitechapel. Pure speculazioni, ovviamente. Io le chiamo prove. Le prove indiziarie possono portare a spiacevoli equivoci, caro Sir Percival. Tutto sembra portare a una conclusione, ma è sufficiente alterare di un poco il punto di vista per scoprire che tutto potrebbe condurre alla conclusione opposta. Prego, illuminami con le tue riflessioni, commissario. Beh, prima la ribellione, poi questo Jack e i suoi omicidi. E poi questo. Non ritieni singolare che Whitechapel sia diventata l'epicentro di inspiegabili eventi? Dobbiamo valutare ogni indizio ora, capisci? Il consiglio si riunirà tra 2 giorni. Se ci concedessi l'onore di mostrarci le tue scoperte. Verrò volentieri a Westminster. Di qua, signore. Perdonami. Dove sei stato? Dannato traffico di Londra. Mon General, cosa facciamo con i mezzo sangue fuggiti per Hyde Park? Dobbiamo inseguirli? No. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Ma chi? Non chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre temerité sera requise à un moment plus opportun. Oui, mon général. Seguirò il suo consiglio. Converrete di certo con me che d'ora in poi questo sia di competenza della polizia? Certo. Qualcosa non quadra. La malavita di Whitechapel è nota per dare rifugio ai ribelli. Proprio ciò che mi preoccupa. E perché Bedlam è invasa dai mezzo sangue? Questo dovremmo scoprirlo di persona. Sentito il commissario Doyle, è un affare della polizia ora. I cavalieri non asservono la propria autorità ai burocrati. Percival ha ragione. La questione va sottoposta al consiglio. Sono trascorsi secoli, ma il nostro ordine è rimasto fedele alla sua sacra missione in difesa dell'equilibrio tra uomini e mezzo sangue. Così voleva il nostro fondatore, Re Artù. Possa il suo nome risplendere in eterno. È così. Il Lord Cancelliere ha combattuto al fianco di Artù. Così dice la leggenda. Oggi questo equilibrio è minacciato pericolosamente da una nuova e fastidiosa pestilenza, la ribellione. In quando non sarà posto un freno alla loro campagna di terrore e anarchia, la piaga del contagio Lycan che ha infettato la nostra città sarà sempre più incombente. Il Lord Cancelliere allora converrà sull'urgenza della missione a Whitechapel. Whitechapel è un problema delle autorità civili. Quando il nobile Artù si oppose ai tributi imposti dall'imperatore romano Lucio, non si soffermò su banali questioni di giurisdizione. Non osare impartirmi lezioni di storia, Sir Percival. Ho vissuto più storia di quanta tu ne conosca. Ricordo ai cavalieri convenuti che la minaccia a questo ordine non giunge solo dall'esterno, ma dall'interno. Dobbiamo restare vigili e uniti, onde evitare che i nostri ranghi siano corrotti da coloro che bramano la distruzione di ciò in cui crediamo. Nessuno è immune all'influsso dei ribelli. Di certo il Lord Cancelliere non metterà in dubbio la lealtà di Sir Percival. L'ordine ha sempre apprezzato i consigli di Sir Percival, è vero. Tuttavia questo momento di disgregazione impone cautela e collegialità, non certo avventatezza. Sir Percival afferma il vero, Lord Cancelliere. La situazione a Whitechapel richiede un intervento. Lord Darwin parla con il supporto dei suoi pari? Lord Hastings, Lord Douglas? Sì, certo, Lord Cancelliere. Forse la questione andrebbe sottoposta al Consiglio. D'accordo. Come si esprime l'ordine dei cavalieri reali di Sua Maestà nel merito di Whitechapel? Sì? O no? No. Sì. No. Il verdetto è no. Il consiglio è ora sciolto. L'ordine è troppo esitante, Grayson. L'apatia segnerà la nostra fine. Smettila, Sebastian. Al diavolo la cautela. Sir Percival è alquanto agitato. Meglio non intralciarlo quando si mette in testa qualcosa.
Tu che ne pensi? Percival sembra deciso a proseguire nelle indagini. Hai sentito, Lord Cancelliere? Il consiglio non si opporrà. Il fratello cavaliere ha preso il brutto vizio di contravvenire agli ordini. Pochi vedono di buon occhio l'insubordinazione di fratello Percival. Galahad risolverà la questione a suo tempo. Ora ho un problema più urgente. Come vuoi. Chi parteciperà al viaggio verso le Americhe? Lord Barrett, Lord Darwin e il sottoscritto. Mi hanno parlato in modo lusinghiero dell'Agamennone, Lord Hastings. La migliore mai costruita dalla Compagnia delle Indie Unite. Posso garantire un gradevole e veloce viaggio sull'Oceano Atlantico. Possiamo attenderci la tua presenza al varo, Sir Lucan? Sarà un onore salutarvi il giorno del viaggio inaugurale. Sir Lucan, se potessi... Col vostro permesso, signore. Ma certo, Sir Percival. Alastair, sai bene quanto me che Whitechapel è il fulcro di ogni disordine, il fulcro di tutto. La mia opinione è irrilevante, il consiglio si è espresso. Pochi hanno osato opporsi al volere di tuo padre. Devo ricordarti che tutti noi siamo al servizio del Lord Cancelliere. Sei il comandante dei cavalieri! Riportalo alla ragione. L'incursione in una roccaforte ribelle ti sembra forse ragionevole? Lo considero un rischio accettabile. Al punto da assumerti l'intera responsabilità qualora dovessero insorgere eventi imprevisti. Lascia che le responsabilità ricadano soltanto su di me. Whitechapel resta inavvicinabile. Ufficialmente, perlomeno. Le sono grato, Sir Lucan. Non mi serve la tua gratitudine. Voglio risultati. Come desidera il comandante. Dunque? Ci infiltreremo. Magnifico. Quando ci muoviamo? Non starai parlando di Whitechapel. Ma tuo fratello ha approvato una nostra ricognizione. Trova l'equipaggiamento necessario. Isabeau, un secondo. Una domanda, monsieur. Sul Lord Cancelliere. Che c'è, Marchese? Sir Lucan e Lady Grain sono stati adottati, vero? Sì, esatto. Perché li ha coinvolti in tale conflitto? Forse voleva riacquisire una parvenza di umanità. Al momento di unirsi all'ordine, hanno scelto in autonomia. Sarà, ma io proteggerei i miei figli da tutto questo. Marchese, facciamo presto. Oui, mon général, avec plaisir. Monsieur... Il mio amico Mallory ha sempre avuto un'attitudine da ribelle. Mai conosciuto uomo migliore. Comunque, mi affido a te sperando che tu possa tenerlo nei ranghi. Presto servizio con Sebastian da tempo. Gli affiderei la vita. Un minimo di controllo non sarebbe inopportuno. E proteggi mia sorella. Intesi? Nessuno può impedire a Isabeau di cacciarsi nei guai se l'ha deciso. Non posso negarlo. Chi ci può fare un fratello? Buona fortuna e auguri. Sempre al tuo servizio, Sir Galahad. Di qua, prego. Ah, Tesla, l'uomo giusto. Hai nuove invenzioni da mostrarmi? Diversi giocattolini interessanti, se posso dire. Ci sono aggiornamenti sui fatti di Grosvenor Square? La polizia sta indagando. Anche troppo. I Lycan che bussano alla Compagnia delle Indie Unite, come lo spieghi? Mayfair non è più come una volta. Ah,
Permettimi di controllare alcuni dei miei nuovi esperimenti. Nel frattempo puoi guardarti intorno e prova qualsiasi cosa ti incuriosisca. Solo fai attenzione. Anticaglia. Sembra impossibile che un tempo usassimo questi comunicatori. Nicola, come se la passa il tuo amico Edison? Thomas e io non siamo in buoni rapporti. Quell'uomo è un idiota! Sì, basta così. Sembrano chiacchiere senza senso. Nicola, vecchia farina. Sir Galahad. Sir Galahad! Fred, di qua. Ho qualcosa che potrebbe interessarti. Questo dispositivo converte l'inefficiente corrente continua di Edison nella mia più sofisticata corrente alternata. È utile per sovraccaricare e disattivare alcuni sistemi elettrici. Non è altro che un banale raddrizzatore con tubo a vuoto, con morsetti in ottone ad abbellirne le forme. Ah, e un'elegante custodia in pelle. In ciascun tubo c'è una piccola quantità di mercurio. Se allinei il mercurio in ogni tubo, il dispositivo si attiva. Provalo, ti prego. Mi stupisci sempre, Nicola. Vorrei l'opinione di un esperto sul mio ultimo giocattolo. Ecco. Carabina di precisione Essex M84. Un gioiello. Hai sempre avuto occhio per le armi. Su questa ho montato un mirino telescopico. È perfetta per gli scontri a distanza. Sarei onorato se volessi collaudarla. Con piacere. Il tuo talento continua a stupirmi. Ottimo bilanciamento. Sarebbe utile anche un silenziatore. Me ne occuperò immediatamente. Ci sono altri giocattolini che ti piacerebbe provare?
L'offerta è allettante, ma devo tornare dagli altri. Certo. Ah, il monocolo richiesto dal generale Lafayette è laggiù sul tavolo. Glielo farò avere. Scandaglieremo il quartiere a coppie. Isabeau, tu e Lafayette imboccherete High Street dal lato sud. Io e Galahad la percorreremo da nord. Perché il francese non va con Galahad? Mademoiselle dubita delle mie intenzioni. Mi atterrò scrupolosamente ai dettami della cavalleria. Preferirei avere l'aiuto di qualcuno un po' più esperto. Pensavo non ti servisse aiuto. D'accordo. Farai squadra con Galahad. Forse un giorno Mademoiselle mi permetterà di mostrarle il mio talento. Un giorno. Ricordate, questo è territorio dei ribelli. Gli insorti non apprezzeranno un'incursione a Whitechapel. Dopo quanto scoperto a Mayfair, l'obiettivo sarà l'ospedale di Londra. Mi stupisce che i Lycan abbiano trovato rifugio qui. Non trova, monsieur? Pensi davvero che i ribelli collaborino con i Mezzosangue? Il loro cancelliere ne è convinto. Io nutro qualche dubbio. C'è qualcuno di cui ti fidi, mon général? Nulla è scontato, tutto è opinabile. Un motto che mi ha tenuto in vita per secoli. State allerta, tutti quanti. Avremo un'accoglienza calorosa. Ah, quel joie! Un ammasso di ladruncoli, spioni e ruffiani. Un tempo era tutto molto diverso. Lì sorgeva una cappella isolata che offriva rifugio ai viaggiatori. Risaliva prima della mia epoca. Le mura della città non esistevano. Whitechapel colpisce al naso prima che agli occhi.